Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati al nostro video WhatsApp settimanale. Quest'ultima settimana è stata davvero tremenda dal lato delle notizie perché è uscito di tutto. Si vede che ci stiamo avvicinando alle tre, mancano poco più di due settimane, quindi cominciano ad arrivare le notizie davvero importanti e apriamo con la bomba atomica sganciata questa settimana da Microsoft, perché Microsoft ha annunciato che a partire dal prossimo 9 giugno Xbox One sarà disponibile anche senza Kinect al prezzo di 399 euro, quindi 100 euro in meno rispetto al prezzo ufficiale della console con incluso Kinect. Si tratta di una mossa che ha fatto molto discutere perché si era detto che Xbox One era stata progettata per essere venduta assieme all'accessorio Kinect. Si diceva che Kinect avrebbe svolto un ruolo fondamentale all'interno della storia e dell'evoluzione di questa console. Evidentemente non è più così. Microsoft ha completamente cambiato i suoi piani e tolto dalle scatole, anche in senso figurato, l'accessorio. Quindi non troveremo più Kinect nelle prossime scatole di Xbox One, a meno che ovviamente uno non decida di acquistare la versione con Kinect. Cosa comporta tutto questo? Beh, probabilmente aumenteranno le vendite della console, perché con un taglio di prezzo di 100 euro certamente chi era indeciso se comprarla oppure no probabilmente cambierà idea, però al contempo si è praticamente ammazzato il Kinect, perché d'ora in poi i titoli che usciranno su Xbox One non avranno più bisogno di essere sviluppati anche per Kinect e quindi probabilmente l'accessorio diventerà poco più di un soprammobile o al limite uno strumento per chi ama i giochi di fitness o quelli comunque che hanno bisogno dei sensori di movimento. Quindi diciamo il Kinect per Xbox One si avvicina molto di più al Kinect per Xbox 360. Certamente una mossa che farà discutere anche nelle prossime settimane, perché chi puntava tutto su Kinect si ritrova sostanzialmente per strada, perché non potrà più utilizzarlo come un tempo, perché tutti i software sviluppati in futuro non godranno dello stesso supporto. Staremo a vedere come cambieranno le cose per Xbox One, siamo davvero molto curiosi e vedremo come affronteranno la questione alla conferenza E3 del prossimo giugno. Se Microsoft sta cercando di risollevare le vendite di Xbox One togliendo il Kinect e tagliando il prezzo, Sony pare che farà lo stesso con PlayStation Vita, in quanto si è parlato questa settimana di un presunto taglio di prezzo che avverrà a breve appunto sulla console portatile di Sony. Al momento la notizia non è confermata e dunque non si sa quale sarà l'entità del taglio di prezzo di PlayStation Vita, ammesso che questo avverrà. Però dobbiamo attendere la conferenza Sony alle 3 per una conferma o una smentita di questa notizia. Una cosa è certa, Sony sta cercando di cambiare il proprio assetto aziendale e i dirigenti stanno dando il buon esempio, perché si sono tagliati lo stipendio del 50%, quindi una mossa che in qualche modo vuole venire incontro al periodo di crisi da cui si sta lentamente uscendo. Vedremo se effettivamente cambieranno le sorti anche di PlayStation Vita, siamo davvero curiosi di scoprire le prossime mosse. Questa è stata anche una settimana di grandi, importantissimi annunci. Partiamo con Ubisoft, che verso metà settimana ha annunciato a sorpresa Far Cry 4. Probabilmente l'annuncio è avvenuto a seguito di un leak che Ubisoft ha prontamente confermato, rilasciando anche un artwork del gioco. Cosa sappiamo di Far Cry 4? Non molto, a dire la verità. Probabilmente il gioco verrà ufficialmente presentato alla stampa durante la conferenza E3, ma per il momento le cose confermate sono le seguenti. Il gioco arriverà al 20 di novembre e sarà ambientato in Himalaya. Non conosciamo le piattaforme, non sappiamo quali saranno i contenuti, sappiamo anche che ci sarà una Collector's Edition. Insomma, per il momento pochissime notizie, non ci resta che attendere la seconda settimana di giugno per la conferenza ufficiale di Ubisoft. Un altro grande annuncio è arrivato da Microsoft. Microsoft questa settimana ha confermato Halo 5 Guardians. Per la verità sapevamo già dell'esistenza di un nuovo Halo, lo avevano presentato alla conferenza E3 dello scorso anno, ma non conoscevamo il titolo, non sapevamo la data di uscita. Ora sappiamo appunto che il gioco si chiama Halo 5 Guardians e che arriverà soltanto in autunno del 2015, quindi c'è un po'
da attendere. Il gioco verrà ufficialmente svelato alle 3 2014, anche se crediamo che non sarà giocabile. Probabilmente mostreranno alcune immagini di gameplay, ma non ce lo faranno provare. Ovviamente la speranza è sempre l'ultima a morire, però manca davvero tanto all'uscita del titolo. Per il momento si sa che il gioco girerà a 60 fotogrammi al secondo e che avrà dei server dedicati, quindi ci sarà certamente una forte attenzione sulla componente online del titolo. Dunque non ci resta che attendere la conferenza Microsoft per nuove informazioni su Halo 5 Guardians. Se Halo 5 girerà a 60 fotogrammi al secondo, è cosa certa che Watch Dogs non girerà a 60 fotogrammi al secondo. Questa settimana è giunto un fulmine a ciel sereno sempre da parte di Ubisoft, che ha smentito quanto era stato annunciato da Sony qualche tempo fa. Qualche tempo fa infatti si diceva che Watch Dogs avrebbe girato solo su PlayStation 4 a 1080p. Non è così. Il gioco gira a 900p su PlayStation 4, 30 fotogrammi al secondo, mentre gira alla curiosissima risoluzione di 792p su Xbox One. Questi numeri ovviamente non significano nulla, però sono certamente molto interessanti, perché in ottica di next gen vedere queste risoluzioni ridotte un po' fa storcere il naso. Il fatto dei 30 fps lo sapevamo già, perché già in fase di preview si era notato che il gioco girava a un frame rate più basso rispetto alla versione PC, quindi in qualche modo ce lo aspettavamo. Di certo non ci aspettavamo la risoluzione ridotta. Ormai manca davvero poco all'uscita del gioco, che arriverà a fine mese. A breve su Spazio Games troverete anche la recensione del titolo, quindi potrete presto scoprire se questo cambiamento nella risoluzione effettivamente andrà a modificare il risultato finale del titolo. Chiudiamo con due notizie riguardanti il mondo Nintendo, una notizia buona e una notizia cattiva. Partiamo con la notizia buona, che riguarda le recensioni di Mario Kart, perché Mario Kart è stato recensito sulla maggior parte dei siti specializzati del mondo, incluso Spazio Games, e la critica è abbastanza unanime nel ritenere Mario Kart 8 uno dei migliori giochi dell'attuale generazione. Quindi crediamo che questo titolo potrà risollevare le vendite di Nintendo Wii U, o perlomeno chi è in dubbio se acquistare o meno una console, al 30 di maggio probabilmente acquisterà un Nintendo Wii U, perché ne vale davvero la pena. Questo titolo è straordinario. Chi possiede già un Nintendo Wii U non ha davvero alcuna ragione per non acquistare il gioco a fine mese. La notizia cattiva, dicevamo, riguarda una causa intentata da Philips nei confronti di Nintendo, perché Nintendo avrebbe utilizzato senza autorizzazione due brevetti Philips per realizzare la sua console Wii U. Questa causa, che viene portata avanti negli Stati Uniti, potrebbe portare al blocco della vendita di Nintendo Wii U nel Nord America, quindi una cosa davvero importante che rappresenterebbe un forte smacco per Nintendo. Crediamo che verrà risolta per altre vie, probabilmente per vie extragiudiziali, però siamo davvero interessati a scoprire come si evolverà la situazione, perché potrebbe davvero succedere qualcosa di molto grave, anche se, come diciamo, non lo crediamo, quantomeno speriamo che ciò non avvenga. Restiamo in attesa, la conferenza Nintendo ci sarà anch'essa durante le tre, anche se non sarà una conferenza in una sala come avviene con Sony e Microsoft, ma sarà un Nintendo Direct. L'azienda ha annunciato che presenterà un titolo per ben 90 minuti, quindi si tratta di qualcosa di importante. Restiamo in attesa, perché le novità sul mondo Nintendo potrebbero arrivare molto presto. Bene, anche per oggi è tutto, l'appuntamento con un nuovo WhatsApp come sempre per sabato prossimo.